Un abbraccio mesto e composto, quello che la città di Terni oggi ha riservato ad Alessandro Riccetti, il giovane di 33 anni morto sotto le macerie dell'hotel Rigopiano travolto da una slavina. Ha parlato di natura matrigna crudele il vescovo nella sua omelia. Il terremoto, la bufera di neve, la valanga si sono abbattuti con violenza inusuale e crudele sul piccolo hotel Rigopiano, ha detto padre Giuseppe Piemontese, trasformando una residenza, luogo di ospitalità per giorni di riposo, in un emblema di una natura che si dimostra matrigna crudele, che divora e uccide i propri figli senza riguardo e distinzione alcuna. A tanta crudele solidarietà di eventi malevoli e tragici, ha proseguito, si è corrisposto con una gara di solidarietà e generosità umana e civile impagabile. Migliaia di volontari della protezione civile, di vigili del fuoco, forze dell'ordine, militari, esperti e persone comuni hanno collaborato, impreziosendo con il sacrificio della fatica un aiuto svolto in condizioni dure. Temperature rigide, impervietà del sito, delicatezza degli interventi, al buio e alla luce, sotto il pericolo di ulteriori slavine, con una grande speranza nel cuore per poter raggiungere ancora vive le vittime di tanto sincronismo distruttivo. Intervento straordinario. E loro, i volontari del soccorso alpino, oggi hanno voluto esserci per l'ultimo saluto ad Alessandro, insieme alle autorità cittadine, regionali e del governo. Il Presidente della Repubblica ha mostrato la sua vicinanza inviando una corona, ma a colpire è stato il gesto da grande significato che la famiglia, la mamma Antonella, il fratello, la sorella e la nonna, ha voluto compiere. Fuori dal Duomo una raccolta di fondi a favore dei soccorritori. Significativo anche il passaggio finale dell'omelia del Vescovo. Mi piace pensare Alessandro, ha detto padre Piemontese, in compagnia di Gesù, che nella Olla del Paradiso continua il suo servizio gentile, competente, multilingue di accoglienza di quanti con onestà, rettitudine e laboriosità hanno dato senso alla loro esistenza e ora ricercano un tempo di riposo, anzi un riposo eterno. Toccanti poi le parole dell'amico di infanzia. Che è inaccettabile andarsene in questo modo, mentre si svolge il proprio dovere di lavoratore. La salma di Alessandro Riccetti aveva fatto ritorno a Terni questa mattina dopo mezzogiorno. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta nei palazzi istituzionali. Il prefetto Angela Pagliuca ha fatto osservare un minuto di silenzio in apertura delle celebrazioni della giornata della memoria. Il sindaco di Girolamo ha sottolineato come Terni abbia salutato Alessandro Riccetti con tutto lo slancio, la commozione e l'affetto che questo ragazzo merita. La comunità ternana e umbra, scrive il sindaco in un post, si sono strette intorno alla famiglia con la speranza che il dolore sia meno lacerante, che il conforto porti un po' di luce. Terni, ha concluso il sindaco, non dimenticherà questo suo figlio, emblema di una città laboriosa, amorevole e piena di valori.